Ciao, sono Gwenda e sono qui all'Auditorium per seguire la conferenza di un film molto atteso di questo festival, Il Canone del Male. Un film di Takashi Miike, un regista molto interessante e molto particolare. Lui è soprannominato il terrorista dei generi e sono famose le sue scene splatter, in cui il sangue macchia o letteralmente inonda la macchina da presa. Ci saranno anche in questo film? Lo scopriremo insieme ai nostri due inviati, Victor Laszlo e Paolo Zelati. Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa del film Hakuno Kyoten, Il Canone del Male, film di Miike Takashi in concorso alla 7ª edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Abbiamo visto le immagini della conferenza del Canone del Male e andiamo a sentire cosa il regista Takashi Miike ha detto ai microfoni dei nostri inviati. Allora, intanto grazie per questo ennesimo film, ogni suo film per noi è una piccola grande gioia. A proposito di Lesson of the Evil, la mia domanda è un film fortemente giapponese, anche non solo per la fonte letteraria da cui è tratto, però è pieno di riferimenti agli Stati Uniti. Il protagonista è stato in America o comunque è americano, insomma sembra che l'ombra della Columbine e delle stragi molto famose nelle università americane aleggi sul film. Ecco, un commento su questo. Beh, va detto che tutte quelle che sono state le grandi stragi che sono accadute appunto realmente nella vita vera, sono tutte quante delle stragi che se noi cerchiamo di esaminare vediamo come c'è un colpevole che cerca di coinvolgere quante più persone possibili, cerca di ammazzarle, dopodiché però commette il suicidio. Questo perché alla fine quello che cerca di fare è eliminare se stesso dal mondo e cercare un modo per riuscire a eliminare se stesso. Però se analizziamo un attimo invece questo film, questa mia opera presentata al festival, invece abbiamo il protagonista Hasumi che sta cercando un modo per vivere, ovvero nonostante le modalità siano le stesse, quello che è il suo obiettivo finale è totalmente diametralmente opposto, cioè non sta cercando di cancellare se stesso dal mondo, sta cercando di vivere seguendo, seguendo se stesso, proprio essendo genuino, essendo sincero con se stesso. E probabilmente per quelle che sono le leggi giapponesi una persona come lui finirà alla pena di morte, però in realtà lui durante tutto quanto il film quello che cerca di fare è trovare un modo per vivere, per continuare a vivere in conformità con quelle che sono poi le sue esigenze. L'ultima domanda riguarda i suoi progetti futuri, se ha qualche progetto già in cantiere, sicuramente visto quanto lei è prolifico, diciamo. Beh sì, più che dire se ho già diciamo, dei progetti in programmazione, posso già dire che appena poi tornerò in Giappone c'è un film di cui abbiamo già finito le riprese e cominceremo il montaggio, si cercherà appunto di completarlo a fine anno e poi già inizieremo con delle nuove riprese di un nuovo film per l'inizio dell'anno prossimo. Quindi come dire, non ho tante cose da fare quante Hasumi, protagonista, però comunque me la cavo bene. Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale e partecipate ai nostri sondaggi nella nostra pagina Facebook e nel nostro account Twitter. E inoltre inviate tutte le domande che volete alle star che intervisteremo. Potrete partecipare all'estrazione di uno dei 5 biglietti giornalieri del Festival di Roma e per tutte le altre informazioni le trovate qui sotto. Stop.